Acquarellista, Mara Corfini è originaria della media valle del Serchio, in Lucchesia. Vive e lavora a Firenze. Dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte a Passaglia di Lucca, si trasferisce nella città del Giglio, dove studia scenografia e pittura presso l'Accademia di Belle Arti. Per anni è stata docente di materie artistiche. Ha esposto con successo di critiche pubblico in molte collettive personali di livello nazionale e internazionale. Suoi acquarelli, presentati in location alquanto prestigiose, si trovano presso celebri collezioni private in Italia e all'estero e sono pubblicati in libri, cataloghi, dizionari e riviste. Nel 2003 una sua opera viene assegnata a Palazzo Vecchio come premio alla carriera al maestro Sergio Scatizzi. L'artista si serve di diverse tecniche esecutive, sperimenta con successo materiali e stili eterogenei, associando la sua arte pittorica alla musica, tanto da aver realizzato in soli 11 giorni ben 41 acquarelli, ispirandosi alle 4 stagioni di Vivaldi. L'eccezionale esperienza è documentata in un video, tuttora disponibile in rete. Altra importante sperimentazione è quella che l'ha condotta a impreziosire con i suoi lavori magliette e borse di stoffa in occasione della rassegna Firenze Capitale. Mara Corfini è una raffinata artista che sa usare in modo esemplare le velature che compongono i suoi acquerelli, secondo uno stile originale, immediatamente riconoscibile. Un ideale punto di partenza per presentare una scelta di lavori di questa eclettica pittrice ci è offerto dalla sua amatissima Toscana, ritratta con toni caldi e brillanti. Una parte cospicua di lavori sono indirizzati alla Maremma, scenari animati da una vegetazione rigogliosa e incontaminata emergono prepotentemente da pennellate dosate con una passione davvero intensa, senza pentimenti. Una pittura, la sua, che sa raffigurare con assoluta partecipazione i ritmi delle stagioni, da assolate estati a gelidi inverni, come quelli che caratterizzano l'abetone. Naturalmente non manca Firenze, di cui Mara dipinge non soltanto i celebri monumenti, ma anche le persone, anche i momenti conviviali o di festa, come questo straordinario acquarello intitolato La Vittoria. Mara Corfini è una viaggiatrice. I suoi non sono solo meri spostamenti per raggiungere un determinato luogo, ma momenti di incontro con amici e conoscenti che travolge amabilmente con il suo irresistibile charme. Durante questi viaggi l'artista realizza spesso dipinti, non di rado in plein air, che testimoniano il suo passaggio. In essi si nota la voglia di Mara di cogliere in ogni cosa la meraviglia e l'incanto. E allora ecco emergere il blu infinito dal mare di Corniglia. L'inestricabile vegetazione dell'Elba con marroni e verdi che paiono rincorrersi a ritmi frenetici. Per poi planare dolcemente nella pace di scorci australiani che sembrano incantati. Il rosso fuoco è invece scelto da Corfini per raffigurare la forza e il vigore del Vesuvio, che sovrasta e domina Napoli e il napoletano quasi fosse una rassicurante figura paterna. Poi lo sguardo si volge oltre, ai verdi infiniti di un giardino scoperto per caso in Percussina.
mentre il pensiero si indirizza all'intimo, allo spirituale, in un accorato ricordo di un viaggio purificatore a Međugorje, in Bosnia e Erzegovina, che ha visto l'artista nelle vesti di devota pellegrina. Spiritualità la si ritrova parimenti nell'acquarello dedicato a Cusco, dominato da una possente croce in cima a un'altura. Mentre a Teheran la meditazione è indotta da brillanti e iridescenti azzurri. Notevole è un intenso quadro dedicato alle notti del già ricordato Vivaldi, Inverno. Come pure sono interessanti i lavori in cui l'artista toscana si sofferma sui sommovimenti che animano le giornate, ora frustate dal vento, ora limpide e serene. Un'importante serie di acquarelli è dedicata a Ischia. Sono tantissimi, infatti, i lavori che la pittrice toscana indirizza alle bellezze di quest'isola del Tirreno. Dall'entrata a Ischia Porto, col faro che si staglia imponente lungo la costa, dai colori vividi e accesi. Ai vegetali che crescono indisturbati all'acqua meno, su spuntoni di roccia a picco sul mare. Dai verdeggianti giardini che circondano le case quasi custodendole amorevolmente, fino all'inconfondibile sagoma del castello aragonese. Tutto questo e tanto altro ancora è il racconto pittorico di Mara Corfini, dedicato a un'isola che non smette di riservare vedute mozzafiato. Vedute che fanno tornare alla mente i versi del poeta francese Alphonse de Lamartine, che scrive: «Il sole porta il giorno ad altri mondi, silenziosa sale la luna del deserto orizzonte». E getta, penetrando le tenebre profonde, un velo trasparente sulla fronte della notte. Non mancano acquarelli in cui vengono ritratti angoli suggestivi per ritemprarsi, come il grande parco termale dei Giardini Poseidon. Una pittrice così attenta ai passaggi tonali come l'artista toscana non poteva non prestare il suo talento alla raffigurazione dei fiori. Dai toni ora incandescenti come i girasoli, altre volte più tenui, ma sempre comunque in grado, come dice la stessa Mara, di suscitare emozioni. Non meno rilevanti sono i quadri d'occasione, che Corfini realizza con la consueta verve immaginifica. La pittrice porta infatti l'osservatore ai confini che uniscono musica e pittura, come nel caso di un quadro dedicato al talento di Vivaldi.
e quello indirizzato al fascino di New York, con un pezzo dominato da un cupido volante che in questa metropoli sa colpire direttamente al cuore di chi vuole amare. E non di meno alla figura di Burlamacco, a cui Mara riserva un acquerello dai pigmenti estremamente frizzanti che rimandano direttamente alla coinvolgente simpatia della tipica maschera del carnevale di Viareggio. Insomma, Mara Corvini è davvero un'artista che sa condurre l'osservatore nel cuore di ciò che osserva e traspone sulla carta d'acquerello, con una rara sensibilità evocativa e una sincera indole metanarrativa.